Allora ragazzi, oggi, diciamo in questo periodo storico, la Serie A è in crisi, tutta la Serie A è in crisi, la Serie A, la Serie B, diciamo il calcio italiano, no? è proprio in crisi netta, secca, non può competere con gli altri campionati. Davvero siamo negli ultimi posti della classifica in tutta Europa come, come qualità oggi, vabbè, in tutta Europa, diciamo nei campionati maggiori. Come qualità siamo davvero messi male e adesso ci arriviamo però dove voglio arrivare prima faccio una, apro una parentesi allora io no un, purtroppo ho quel brutto vizio di voler difendere qualcosa a cui tengo no? quindi io chi cerca di darmi una linea no, una politica da seguire sul mio canale eh, ragazzi io cioè, mi dispiace davvero oggi ho letto il commento di di Gianni, se non sbaglio, e che diceva, ti tolgo l'iscrizione perché non si parla di tattiche, di cose. Di tattiche di cosa? All'agosto, l'8 agosto parliamo, il 10 agosto, qua a 11 parliamo di tattica. Intanto io difendo l'Inter da attacchi che piovono da quel mondo lì. A me piace difendere l'Inter in questo caso perché a parte il fatto che io come poi perché poi ha risposto Fabrizio Nicoli questo Fabrizio Nicoli che ogni commento è una critica ma io non, non penso no, di chiamarvi al telefono di mandarvi un messaggio e dirvi Ehi ragazzi guardate il mio video vi sto facendo un bonifico di 5 euro non guardate il video non guardate il video ci sono tanti bravi youtuber interisti è inutile che me lo scrivete è inutile la mia politica è quella difendere l'inter difendere l'inter da attacchi gratuiti e cattivi. Ok Fabrizio, ok Gianni vi ringrazio che mi avvertite, eh, però dico, non, non è che mi cambia la politica del canale, questo voglio dire. E, siccome poi Fabrizio so che guarderà anche questo video, eh, cioè nel senso lo dico proprio apposta. Siete interisti che vogliono sentir parlare di altre cose, andate su altri canali, ci sono davvero canali belli, belli. E adesso non mi viene il nome del ragazzo abruzzese e Però davvero belli E sentite parlare di tattica Con me sentirete parlare di tattica, di partite Di quando comincia il campionato Nelle partite vere Non oggi Ok? Allora Questa era una parentesi Io rispondo a Peter Pan, a Gigio, a Vessicchio Perché ci sono degli attacchi gratuiti Contro questa squadra contro l'Inter, sono attacchi gratuiti che vanno smontati. E siccome è facile smontare quegli attacchi, è proprio facilissimo, è un gioco da bambini smontarli, lo possiamo fare tranquillamente ridendo e scherzando, altro che Fabrizio Nicoli mi dice che io aumento l'odio di quei canali, ma che cosa stai dicendo? dicendo? L'odio sai cos'è Fabrizio? L'odio è quando ti chiamano figlio di puttana, quello, quello è odio, io non chiamo figli di puttana loro va bene Fabrizio e eh, dico no perché poi siete bravi a scrivere qualcosa che non esiste qui ho detto si smontano le loro tesi scherzando e ridendo scherzando e ridendo perché tanto le cose che dicono loro sono tutte cose ridicole su cui ci si scherza allora ragazzi parlavamo del, del campionato italiano no? vedo, vedo no, da tanti altri youtuber attacchi mirati sempre all'Inter che sta facendo un campionato, no, un mercato quasi da, da, come si dice, da, da, da spettatore. No? Io ripeto, l'ho già detto un paio di volte, lo ripeto oggi. L'Inter ha preso un signor centrocampista, un signor centrocampista, uno con i piedi educati, uno con una bella visione di gioco, uno che. Dai il pallone a lui e ci pensa lui a smistarti il pallone. Uno che vede la porta. Uno che vede la porta, che sa fare i gol, e comunque fa i suoi 3, 4, 5 gol a campionato, che per un centrocampista è tanta roba. Ed è un, uno che aiuta la squadra anche in fase difensiva. Dico questo lo possiamo tranquillamente dire. No? Oppure c'è qualcuno che dice che Zeliski non è all'altezza dell'inter della situazione della serie a non penso no taremi taremi noi abbiamo preso un taremi che è davvero tanta roba taremi è un calciatore abituato a giocare sui campi internazionali nelle competizioni internazionali è uno abituato a giocare in champions è uno che porterà tanta esperienza tanta esperienza e io davvero sono contento che taremi sia arrivato All'Inter, e quando lo davano vicino al Milan ero quasi invidioso perché dicevo: oh, Guarda, che bello acquisto! Taremi è davvero un giocatore esperto, un giocatore che ti può dare davvero una mano. Abbiamo preso il secondo portiere, che poi, diciamo, è un secondo portiere che penso che in futuro diventerà il portiere titolare dell'Inter. Ed è un grande portiere. L'anno scorso, andatevi a vedere, mettete eh, Martinez, Genoa, Parate e vi escono tutte le parate di Martinez l'anno scorso e al Genoa ha salvato tante tante partite. È davvero un signor portiere ed è il portiere del futuro. Magari quest'anno resterà Sommer titolare oppure li farà alternare perché ricordatevi che l'Inter quest'anno ha un sacco di partite fra campionato Coppa Italia, Champions Mondiale per Club, ha tante partite. E quindi avere un portiere così forte come Martinez diciamo che siamo migliorati rispetto all'anno scorso Cioè, Audero, per carità a me Audero dava sicurezza quando, quando, diciamo, quando non giocava Sommer quelle poche partite che ha giocato Audero non mi, non mi preoccupavo più di tanto ma volete mettere Martinez con Audero? Quindi abbiamo fatto un salto di qualità anche in porta Allora, che voglio dire con questo? E l'ho detto già un sacco di volte se gli acquisti, l'Inter di, di Zeliski, di Taremi e di, e di Martinez, fossero stati fatti a luglio, si parlerebbe, di un mercato, si parlerebbe di un grande mercato. Visto e considerato che questi acquisti sono stati fatti quest'inverno, Vengono quasi eh, dimenticati. No? Eh, noto che vengono dimenticati, ma da altri youtuber, sia milanisti e giuventini, ma anche interisti. Interisti che dicono che l'Inter è immobile sul mercato. L'Inter non è immobile sul mercato, all'Inter serve un altro giocatore, uno. Poi, vabbè, è stato, in teoria ne servivano due perché anche Arnautovic. No? Io pensavo andasse via, invece, è stato messo come quarto. Attaccante e questo sì è vero è stato messo come quarto attaccante perché è, diciamo non ci sono soldi ma, ma lo possiamo dire tranquillamente non ci sono soldi ma non solo per noi non ci sono soldi in serie A la Juventus si è fatta scappare Todibo per 3-5 milioni si è fatta scappare Sancho si è fatto scappare Calafiori perché perché non ci sono soldi da nessuna parte in nessuna squadra non perché l'Inter ce l'ha in mano un fondo e allora non ci sono soldi. No, il Milan è, è stato sul Zizze per un mese e mezzo, è stato su. su cioè, al Milan per, per chiudere, cioè chiudere un'operazione, ci mette davvero tanto perché cerca davvero di elemosinare le mille lire, ma non perché, per, anzi il Milan forse è l'unica squadra che potrebbe permettersi e non lo fa, ma quella è tircheria, è tircheria mentale del loro fondo, ma l'Inter non è che vive tra rose e fiori l'Inter deve ehm, diciamo, arrivare al pareggio di bilancio e ci siamo, ci siamo. l'Inter è vicinissima al pareggio di bilancio e forse, anzi sicuramente il prossimo bilancio sarà chiuso in positivo ma non ha i soldi per competere con altri club stranieri ma non col, che non ha i soldi per competere con la Juve i soldi per competere con la Juve ce li ha spendere 13 milioni Cioè l'Inter per il, il terzino del Verona aveva offerto 8 milioni la Juve è arrivata, ne ha offerti 13, è preso il... ma non è quello il fatto che, cioè, non è che l'Inter non ha i soldi e la Juve ce li ha. La Juve non ce li ha, come l'Inter, e infatti fa fatica a prendere calciatori che preferiscono andare in un West Ham e, e non alla Juve. Capite, ragazzi? Il problema non è l'Inter.